Amici che volete abbandonare il vostro ruolo, benvenuti su Top Off. Se siete attori o attrici di un grandissimo film di Hollywood, allora sicuramente vi sarà capitato di sentire la troppa pressione del ruolo sulle vostre spalle. Ed è la stessa sensazione dei prossimi 5 grandissimi attori che hanno quasi abbandonato un ruolo importantissimo in un grandissimo film. Mi raccomando, se la classifica ti piace, lascia immediatamente un like e non perderti i prossimi mega video. E partiamo con un grandissimo nome, come quello di Ian McKellen, che per molti di voi sarà sicuramente il mago più famoso della trilogia del Signore degli Anelli. Ma quello che non sapete è che il nostro attore, mentre girava alcune scene del film Lo Hobbit, voleva gettare la spugna. La motivazione è molto semplice: Ian ha dovuto girare tantissime scene in green screen, in solitaria, e solo dopo, nella fine, al montaggio sono stati aggiunti tutti gli altri personaggi come i nani. Un'esperienza che lui stesso ha descritto come frustrante. E ora passiamo a Al Pacino e la sua magnifica, incredibile interpretazione nel Il Padrino del 1972, che ha letteralmente estasiato pubblico e critica. Eppure dovete sapere che Al Pacino non era il primo attore che il regista pensava per il suo ruolo, ma bensì il secondo, e lui sentiva così tanto la pressione, così tanto le richieste del regista, che voleva letteralmente mollare tutti durante le riprese. Una posizione più in alto troviamo Carl Weathers, che tutti noi conosciamo come Apollo nel grandissimo film Rocky 4 del 1985. Anche lui, come tutti gli altri, stava per abbandonare questo importantissimo ruolo. Il punto di rottura avvenne proprio quando stavano girando la scena di Apollo e Drogo nel ring, mentre se le davano di santa ragione. Ma tra i due attori non correva assolutamente buon sangue. E appena finita di girare quella scena, Carl decise semplicemente di andarsene, ma fortunatamente fu fermato da Sylvester Stallone, che lo convinse a finire questo incredibile film. E ora passiamo alla Jedi più famosa in assoluto. L'avete già riconosciuta, è Daisy Ridley, che stava quasi per mollare questo incredibile ruolo che centinaia, migliaia di attori in tutto il mondo vorrebbero interpretare. Eppure intorno a Star Wars Il Risveglio della Forza c'era veramente troppo hype, c'era veramente troppa ansia. Il film, i fan e tutti volevano che Il Risveglio della Forza fosse un altro grandissimo colpo. E Daisy si sentiva letteralmente schiacciata da questo ruolo e soprattutto dalle pretese che tutti volevano da lei. E chi più di tutti è andato vicino a lasciare il suo incredibile ruolo è stato proprio lui, il mostro verde, il Grinch, interpretato dal mitico Jim Carrey. Il nostro grandissimo attore era entusiasta di interpretare la sua parte, voleva letteralmente gettarsi a capofitto su questo progetto, ma dopo ben 8 ore di make-up per cercare di realizzare il miglior Grinch possibile, Jim si era letteralmente rotto le scatole. Ma fortunatamente per noi il processo di trasformazione andò molto più spedito e così Jim riuscì a concentrarsi su questo incredibile film. Insomma, amici, avete visto che abbiamo quasi rischiato di perdere 5 incredibili celebrità per 5 incredibili ruoli. Ma voi non vi perdete i prossimi video, lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo qui su Top Off. Ciao!